al giorno d'oggi siamo circondati da titoli che raggiungono un grande successo economico partendo da una base free to play. Come può un prodotto distribuito gratuitamente essere sostenibile per un'azienda che deve pensare agli stipendi dei suoi dipendenti e alle spese di sostentamento per continuare a lavorare? In che modo questo modello continua ancora oggi a proliferare senza conoscere battute d'arresto? Prima di fare chiarezza sul mondo dei free to play, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Nel 2021 il mercato dei free-to-play su PC ha generato circa 23,1 miliardi di dollari in tutto il mondo e, stando a quanto riportato dagli analisti, il dato è destinato a salire fino a 24 miliardi e mezzo nel 2023. Attualmente il PC è la seconda più grande piattaforma per il gaming free-to-play, subito dietro al mobile, che continua a essere il palcoscenico di riferimento per questo modello di business. Parliamo in ogni caso di numeri importantissimi che, rispetto al 2018, hanno visto un incremento considerevole. Ma quindi come fanno titoli come Genshin Impact, Arena of Valor o Wild Rift a generare questi introiti? Uno degli ingredienti principali è costituito dai gacha, un termine giapponese che fa riferimento ai distributori automatici di capsule con, all'interno, un oggetto casuale. Del mix fanno parte anche le skin sempre nuove e le meccaniche pay to win, inserite all'interno di un ecosistema competitivo progettato per spingere gli utenti a spendere soldi. Piccole cifre che passo dopo passo vanno a comporre una fortuna per chi sviluppa e pubblica questi prodotti. Per le sue caratteristiche, un titolo free to play deve puntare ad ampliare il più possibile la propria utenza, cercando di accaparrarsi una solida base comunitaria sin dal lancio. È una strategia che ovviamente comporta uno sforzo soprattutto sul lungo periodo, ma è chiaro come anche la qualità dell'offerta iniziale abbia un peso non indifferente sulle sorti di queste produzioni. La parola free diventa il gancio, l'esca per attirare milioni di giocatori che, inevitabilmente, dopo qualche giorno, inizieranno a diminuire. Se infatti in prima istanza non ci sarà nessun tipo di sbarramento per l'accesso al gioco, andando avanti si andrà a creare quell'imbuto che vedrà restare attivi solo i fan più affezionati, quelli più interessati alle meccaniche del prodotto. La community fidelizzata andrà dunque a rimpinguare i margini di guadagno del titolo con le microtransazioni e i cosiddetti servizi premium, ovvero le colonne portanti di questo modello. Se per un gioco standard accettiamo di investire una somma una tantum, per questo tipo di prodotto potremmo ritrovarci nel tempo a spendere cifre anche molto superiori. Non a caso Diablo Immortal ha incassato in soli 2 mesi 100 milioni di dollari, mentre Pokémon Go ha raggiunto lo stesso risultato in appena 2 settimane. D'altronde, alcune tipologie di microtransazioni sono pensate proprio per generare guadagni su base continuativa, proponendo, ad esempio, dei pacchetti mensili che assicurano ai giocatori dei bonus giornalieri, chiedendo poi di essere rinnovati alla scadenza. In questo modo il mercato free-to-play diventa estremamente lucroso per gli sviluppatori, che si ritroveranno a generare costantemente introiti piuttosto che registrare un solo incasso dopo un lungo periodo di sviluppo. Veniamo ora a soddisfare anche la curiosità di chi afferma di non aver mai speso nemmeno 50 centesimi in microtransazioni e pertanto pensa di non aver mai contribuito in alcun modo al successo di questi prodotti. I titoli free to play possono contare anche su un'altra importante fonte di guadagno, la pubblicità. Molti di questi videogiochi permettono infatti di ottenere dei perk o anche la ricarica della stamina guardando dei video che sono a tutti gli effetti delle piccole campagne pubblicitarie create ad hoc per il mercato mobile. In un mondo in cui YouTube e Twitch vi permettono di evitare i pre-roll pubblicitari, ci sono titoli free-to-play che non solo vi costringono a guardare uno spot, ma vi fanno desiderare di farlo per ottenere un qualche genere di vantaggio. Con questo meccanismo le compagnie possono far crescere il proprio circuito commerciale all'interno del quale veicolare contenuti brandizzati e advertising sempre più remunerativi, perché basati su quei report che alla fine del mese verranno elaborati attorno a un singolo dato cardinale, il numero dei giocatori attivi. Più ce ne saranno, più la community sarà florida e più sarà facile vendere il videogioco come una piattaforma pubblicitaria, attirando di conseguenza le attenzioni degli investitori e aumentando la quota dei profitti.
Chiudiamo individuando una terza possibile fonte di guadagno per i titoli che popolano il mercato free-to-play, meno ovvia rispetto alle precedenti, ma non per questo meno importante. La scena degli eSport non solo può aiutare uno sviluppatore a mantenere i giocatori interessati al prodotto, ma gli eventi del settore possono contribuire in modo significativo a incrementarne la diffusione, senza considerare gli eventuali ricavi legati alla vendita del merchandise. Malgrado l'indiscutibile potenziale lucrativo di queste produzioni, è chiaro che c'è anche il rovescio della medaglia. Lo sforzo e l'impegno che si richiede a un team di sviluppo è ingente, soprattutto per la necessità di avere un titolo perennemente aggiornato, costantemente chiamato ad alimentare l'interesse della community e a rinfrescare le meccaniche di gioco per evitare un pericoloso ristagno. Inoltre, servirà trovare la giusta misura e l'adeguato equilibrio fra le dinamiche pay to win per evitare di ottenere un effetto boomerang. Quei giochi che cadono nell'errore di inserire meccaniche eccessivamente orientate verso il guadagno, d'altronde, finiscono per farsi una pessima reputazione. A volte può capitare dopo qualche anno, il che comunque permetterebbe al publisher di portare a casa un buon risultato in termini economici, mentre altre volte il problema si può manifestare sin da subito, soprattutto se i sistemi di gioco non sono così avvincenti come ci si aspettava. Ad esempio, Disney Mirrorverse è caratterizzato da un'idea di fondo intrigante, sfociata in una resa fin troppo banale, peraltro afflitta da sistemi di cash grab basato su onnipresenti loot box e asfissianti microtransazioni. Questa è una direzione che allontana la community e genera guadagni solo nelle prime ore di vita grazie all'impulsività degli utenti, magari fomentata da contenuti a tempo limitato. Pur trattandosi di un mercato florido, insomma, non è sempre detto che l'investimento iniziale si traduca in un successo a lungo termine, complice l'affollamento del panorama dei free-to-play. Inoltre, come capitato a Diablo Immortal, si rischia di essere bannati da alcuni mercati perché le loot box talvolta vengono equiparate al gioco d'azzardo. Prima di salutarvi, vi lasciamo la parola. Che cosa ne pensate dei titoli free-to-play? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.